Perché andare sui luoghi? Perché tornare sui luoghi dove sono successi dei fatti molto brutti? Perché andare a cercare la radice di quella violenza? Perché abbiamo bisogno di capire che cosa è successo, di confrontarlo col nostro presente, di capire di che pasta è fatto l'essere umano, come un essere umano può compiere certi atti che noi definiamo inumani, ma in realtà sono umani, perché sono compiuti da umani. E quindi andiamo a cercare dei nidi di ragno, andiamo a cercare dei luoghi dove, anche molto nascosti, dove è quasi incredibile che si arrivi a compiere quella violenza, perché sembra quasi che la natura ti possa proteggere con la sua bellezza dalla violenza estrema. Invece così non è stato. Lungo tutti questi cammini ci sono delle fonti o delle fontane a cui riempire le borracce. Adesso vi consegniamo la prima cosiddetta dispensa. Vi preghiamo di conservare queste dispense nella vostra scatola di cartone che vi abbiamo consegnato, perché andranno a costituire le pagine di un libro in divenire che si comporrà di tanti materiali, e alla fine di questo viaggio lungo l'arco dell'autunno avrete un vero e proprio volume fatto di testimonianze dirette di quello, dei testimoni che hanno raccontato le loro vicende, oppure anche delle schede storiche, delle immagini, delle citazioni dagli scrittori che via via leggeremo, e scritti degli autori che interverranno nel corso degli incontri e delle camminate. Mamma, vedi, lì c'è la nostra fine. Io vidi già la scena, la fine. Poi presero il prete con loro e piazzarono un tedesco di fronte a noi con la mitragliatrice. Dovevamo aspettare la risposta, perché il prete aveva detto: «I vostri camerati hanno detto di andare a Cadizzola». Aspettammo lì quasi una mezz'ora, pioveva. E poi arrivò un tedesco a dare l'ordine e cominciò a dire: «Raus, raus!». E io chiesi: «Come?». E lui: «Avanti, avanti!», in malo modo, con arroganza. Appena fuori era tutto scoperto e si vedeva Cerpiano benissimo allora, anche l'oratorio. E sul gradino dell'oratorio c'era un tedesco di guardia e da dentro si sentivano delle urla, delle grida. E io capii che anche là era successo uguale. Allora pensai di andare su dai contadini, perché noi avevamo una pecorina, e cominciai a piangere. Piangere perché fino ad allora non ero riuscita a piangere. Vedendo la pecorina, capì che era finito tutto. A vedere i ruderi non si immagina cosa è stato Cerpiano. Nel verde tavolato agricolo c'era il palazzo con l'oratorio, la scuola, la casa colonica. Quando stavo per uscire dalla chiesa vidi muoversi qualcosa sotto una coperta. Subito mi avvicinai e scopersi due bambini di circa 6 o 7 anni. Essi tremavano, terrorizzati, e io li rassicurai. Subito si aggrapparono a me come a un salvatore. E lì sentii chiamare una signorina che se ne stava immobile. Finalmente rassicurata, anche quella si mosse
era vicina all'altare. Era la maestra dell'asilo. Gente, dite l'atto di dolore perché ci ammazzano tutti. Non avevo ancora finito di pronunciare queste parole che cominciarono a buttar dentro bombe da ambo le porte e dalla finestra. Lo schianto delle bombe, le ferite riportate, gli urli disperati delle vittime mi avevano fatto perdere i sensi. I superstiti si chiamavano a vicenda, ognuno chiamava i suoi cari, molti dei quali non rispondevano più perché morti. I tedeschi si sparpagliarono per le case, prelevando i civili e conducendoli all'interno dell'oratorio. Ricordo il taglio macabro, che dopo tali episodi sentivo suonare l'armonium che era nell'asilo. All'imbrunire, poiché i tedeschi rimanevano in zona, decisi di allontanarmi, portandomi oltre il Setta a Monzina. C'è sempre chi guarda, trepitando, dall'alto, in difesa. C'è sempre in basso l'interminabile armata, la peste di fumo e di scoppi. Il catalogo comincia e non finisce mai. Dagli anfratti neri del passato sbucano il ragno, il millepiedi, lo scarafaggio, lo scorpione, la storia immobile come un anello di pietra che lascia trapelare viventi veleni, inimmaginabili mostri. Escono i minotauri di ferro, contenti di snaturarsi nel ferro da ogni memoria umana. Ed ecco gli inermi appoggiati al muro. C'è una differenza tra l'armato e l'altro. Come dal cielo all'abisso, l'altro è solo una misera grossa goccia di sangue e d'acqua, fatta per disintegrarsi al primo urto, nel forno plumbeo d'agosto. Eccoli, gli inermi, a rivelare nell'uomo come qualcosa di impudico che prima non si era mai notato, l'essere di carne. Mio padre allora aveva 18 anni, viveva in questi luoghi, le famiglie erano tutte numerose, qui vivevano famiglie che avevano 8-9 figli, la mia nonna aveva 9 figli che lavoravano la terra, andavano dai 25 anni ai 5 anni e diciamo che hanno vissuto la storia di Montesole in pieno. Il 29 settembre arriveranno i tedeschi e effettueranno la strage. Purtroppo mia nonna in quel momento con i bambini va nella chiesa di San Martino convinta di essere salva perché la chiesa secondo lei li avrebbe salvati. Poi la notte fra il 29 e il 30, quando arrivano le prime notizie delle uccisioni fatte qui a Cerpiano e a Casaglia, lei non se la sente di andare via perché dice che i bambini sono troppo piccoli, portarli nel bosco, pioveva, avrebbero rischiato. E invece se l'avesse fatto forse, però naturalmente è una risposta che nessuno di noi lo saprà mai. Noi adesso siamo venuti da una strada, ma di lato ci sono dei sentieri che conoscevano allora solamente gli abitanti. La zona delle Calvane c'è un sentiero di lato da dove si saliva, che non è quello dove sono i cipressi, ma lì nessuno di noi sarebbe riuscito a trovarlo. Quindi chiaramente anche i tedeschi, nel momento che salgono dalla Quercia verso la scuola di pace, arrivano a San Martino, sono guidati da soldati italiani arruolati nella 16ª divisione, nel battaglione esplorante, che li portano nei luoghi. Concentramento delle persone e poi con mitragliatrici si cerca di uccidere le persone in modo che un proiettile possa uccidere mamma e bambino, di solito i bambini davanti e le donne dietro. Thank you.
Nefele. E l'uomo Issione. Accadeva già ai tempi che non c'era padrone. Nulla è mutato sopra i monti. Noi siamo avvezzi a tutto questo. Verrò sulla montagna e dovunque. Tu non puoi farmi nulla, Issione. Non puoi far nulla contro l'acqua e contro il vento. Ma devi chinare la testa. Solamente così salverai la tua sorte. Tu hai paura, Nefele. Ho paura. Ho veduto le cime dei monti. Ma non per me, Issione. Io non posso patire. Ho paura per voi, che non siete che uomini. Vorrei conoscerli. Nefele. Issione. La mia sorte. Lo impugno, Nefele. Che cosa è mutato? Questi nuovi padroni possono forse impedirmi di scagliare un macigno per gioco? O di scendere nella pianura e spezzare la schiena al nemico? Saranno loro più terribili della stanchezza e della morte? Ma per loro, gli immortali, i tuoi gesti hanno un senso che si prolunga e si tastano tutto da lontano. Con gli occhi, le narici, le labbra, sono immortali e non sanno di vivere da soli. Ho fatto ancora un altro sogno questa notte. C'eri anche tu, Nefele. Combattevamo coi centauri. Avevo un figlio, che era il figlio di una dea. Non so quale. E mi pareva quel giovane che attraversò la foresta. Era più forte anche di me, Nefele. Non importa. Ma non temere, io starò con te fino alla fine.